fare questa trasferta, anche perché Trento, ho detto, è reduce sia dalla sconfitta in Eurocup che quella in campionato, mentre vediamo la presentazione. Blocco di Zanotti, Zegarowski poi riprende il pick and roll con il 41 che taglia molto bene Grazulis. Grazie a questo aiuto dal lato debole di Andres Grazulis, da questa telecamera vediamo molto bene quanto è andato in alto. Perdonato qui un fallo al 14, Ellis si tira nella testa e segna una gran tripla qui in Ellis. Molto lontano Piccoli, se ne è preso la palla, tocca nemmeno il ferro. E allora arriva un'altra tripla. Ellis attacca, testa bassa, canestro è buono di Quinn Ellis. Indirizzarsi verso la panchina. Biliga lascia lì Greg Golden, l'inchioda a due. Piccoli si è palesato. Baldwin schiaccia per terra per Biliga, ottimo taglio di Alviti. Qui si ritorna dal 44, ultimi 8 secondi, in un modo o nell'altro Kamar Baldwin. Alviti segna, rischia tantissimo Adrian, infatti alla fine la palla è persa, la prende Alviti, Ellis lascia lì Grant Golden, 2 più 1 anche per Quinn Ellis. Momento visti, diciamo così, passi avanti in entrambe le metà campo. Eccolo qui, Baldwin c'era, ma c'era anche Alviti, picchia quella palla, non poteva mai prenderla. Qui Golden praticamente un po' come un portiere, battezza un lato con Quinn Ellis. Possibilmente sarà lui a prendersi l'ultimo tiro di questo terzo quarto, dietro la schiena, tripla di Quinn Ellis per chiudere il terzo periodo. Riuscita a ritornare sui suoi binari Cremona dopo un piccolissimo momentaneo sbandamento negli ultimi minuti del terzo periodo. Questa la tripla. Alviti, complicato errore, Forrai tocca e controlla. Udom riceve, fa saltare Zanotti, attacca fino in fondo Mattia Udom.